Buongiorno a tutti e bentrovati. Buon mercoledì 3 novembre. Vogliamo iniziare questo giorno insieme, ma sotto lo sguardo misericordioso e amorevole di Gesù, e vogliamo continuarlo insieme, prendendoci per mano, ma soprattutto lasciandoci afferrare dalla mano amorevole di Gesù. La prima lettura di oggi, della liturgia della parola di oggi, ci esorta così: Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama ha adempiuto la legge. E poi conclude: La carità non fa alcun male al prossimo. Ecco, non essere debitori di nessuno se non nell'amore vicendevole. Quanto è meraviglioso amare, quanto è bello poter vivere nell'amore. Chi ha ricevuto amore da Dio, chi ha ricevuto bene dal Signore, deve riversarlo sul mondo, sui fratelli, deve egli stesso diventare amore. Nella mia vita mi sono sentito amato dal Signore, anche quando non capivo, non comprendevo, non accettavo. Il Signore era lì ad amarmi ed è qui oggi ad amarmi, nonostante le mie miserie umane. Cosa posso fare della mia vita se non alzare il calice e offrire il sacrificio al Signore e soprattutto, ecco, riversare questo amore che ogni giorno ricevo su tutti voi, sulle anime. Fate sempre gesti concreti d'amore. Che i vostri occhi siano innamorati, che i vostri volti siano pieni d'amore, che le vostre mani siano piene d'amore, che tutta la vostra vita sia piena d'amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In questo giorno vorrei particolarmente invitarvi a pensare all'angelo custode, di pregarlo spesso oggi, di chiamarlo, di pensarlo vicino a voi. E facciamolo subito con la preghiera: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ricordiamo i nostri morti. L'eterno riposo dona loro, o Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia sulla pagina mia Facebook Don Francesco Cristofaro che sul profilo Instagram Don Francesco Cristofaro metterò un post, preghiera per i defunti. Ecco, mettete i nomi dei vostri cari. E la messa di oggi delle 18 sarà offerta per loro. Ora accogliete la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Una buona giornata a tutti. Ci ritroviamo alle 15, qualche minuto prima per la coroncina alla Divina Misericordia. Alle 17:20 il rosario per i morti. Vi voglio bene.